Amici dei Terni, buonasera e benvenuti alla prima puntata del 2014 di Teste di Calcio. Il campionato è fermo, come sapete, riprenderà il 25 gennaio. Qui siamo stasera a commentare l'esonero di Toscano, una settimana di ritardo perché martedì scorso in realtà la puntata l'abbiamo fatta, ma abbiamo registrato la mattina presto, mezz'ora dopo hanno esonerato il tecnico, abbiamo bucata clamorosamente, per cui rimediamo questa sera. Toscano, che vi preannuncio, Tutto sentiremo. pensavamo meno che lasciassero il 31. Beh, ecco, il 31 mi sembra una data veramente fammi sta zitto. Hitchcock. Ecco, diciamo hitchcockiana. Toscano, che vi preannuncio, sentiremo al telefono nel corso della puntata, non certo per fargli domande, visto che ancora è sotto contratto, per cui non può dire nulla, però ci teneva lui a fare un saluto ai tifosi, visto che penso una conferenza stampa non ci sarà. Ci onoriamo di ospitarlo per fargli fare un saluto ai tifosi e per salutarlo a nostra volta. Gigi, insomma, è arrivato questo esonero che era nell'aria, però l'avevamo detto pure, nonostante non fosse ancora ufficiale martedì scorso, lascia molto perplessi la modalità, Abbiamo già detto, scegliere non il aggiungiamo. 31 dicembre, insomma, mi sembra veramente Sì, poi era in vacanza, quasi vabbè. un colpo basso, lo definirei, e è arrivato Tesser, insomma, prime Andiamo impressioni. velocissimi che ci abbiamo. Tesser, che non sentiremo invece questa sera, No. nonostante avessimo voluto, perché è in corso una riunione tecnica Nel ritiro di Fiuggi. nel ritiro di Fiuggi, non può rispondere, lo sentiremo Cioè, noi probabilmente. registriamo nel tardo pomeriggio e È quindi. ancora in corso, lo sentiremo martedì prossimo perché noi non facciamo torto a nessuno, No, ci anche perché mancherebbe. insomma un grande in bocca al lupo a Beh, Tessere, questo assolutamente, mi sembra e sicuramente ha già scontato. dimostrato di essere una persona per bene, e questo già conta, anche se poi dopo in realtà nel calcio non sempre è così. Però, insomma, su Tessere massima fiducia. E a proposito dell'esonero, i tempi sono quelli che sono. Toscana era in vacanza con la moglie a Parigi, insomma, a me avrebbe quando rotto le Con il cellulare rotto, scatole. tra Sì, l'altro, vabbè, quindi è stato insomma. raggiunto sul cellulare della moglie. Probabilmente quella mattina Longarini era a Cortina insieme a Zadotti, hanno deciso insieme, perché in realtà devono decidere il padron e il presidente. Così è andata, da quello che ho capito. Probabilmente la decisione è inevitabile. Aveva sicuramente non più la fiducia della società, probabilmente non aveva neanche la fiducia dei giocatori, di molti giocatori che adesso poi, diciamo, miracolosamente risorgeranno, forse, perché poi non è così scontato nel calcio, perché adesso io ho sentito dire a Terni: adesso cominciamo a vincere tutte le partite. Se fosse così semplice, il calcio non l'avrebbero neanche inventato. Ma non è che vinci sempre. Intanto, secondo me, quando si devono fare punti, si fanno. Non so se abbiamo lo scanner al telefono perché vedo la foto. No, Ah, no, no, io no. no, tutto a Allora posto. dicevo, staremo a vedere. Staremo a vedere. La classifica Sicuramente ci è metteranno un brutta, ma non terribile. impegno che prima non metteva, Boh, questo non lo probabilmente. so e non lo posso So che dire. Toscano si arrabbia molto quando sente questi discorsi, perché poi alla Beh, fine ci tiene a dire Toscana ha che ragione ad non è così e arrabbiarsi, che ma comunque il io. gruppo da questo punto di vista non era. No, Però ma Toscana ha ragione probabilmente ad sarà così. arrabbiarsi, Però ma il insomma, pensiero di una persona, in comunque a questo Padova caso il in quando la sottoscritto, è squadra in diverso. 10, vabbè. E detto questo, tornando invece all'esonero, io dicevo: ma voi siete favorevoli o contrari? Qualcuno direbbe. Io penso che nella situazione che si era venuta a creare, l'esonero purtroppo era quasi inevitabile. Ripeto, la fiducia della società non c'era più, lo si era capito. No, però Dopo la partita col ti chiedo di Trapani, specificare per società cosa intendi. Di società, io parlo di Zadotti che è il presidente e Cozzella che è il direttore quali sportivo. secondo me dovrebbero loro andarsene? Probabilmente la fiducia Sarebbe non c'era stato più. più logico, sarebbe Ecco. stato Perché se la sì. testa, secondo me, di tutta questa faccenda, lasciatemi dire, squallida, Grottesca. grottesca e Grottesca. squallida, è la testa, secondo me, che non va. E un tempo avevo un pessimo, visto però, pensiero del Cozzella, adesso ce l'ho anche di Zadotti. Io dico solamente che, associandomi chiaramente al pensiero di Enrico, che se il licenziamento ci doveva essere effettuato dal padrone in capo a tutti e tre i responsabili di una situazione che sicuramente è sfuggita di mano, per primo a Longarini, e Chiamiamoli. quindi Zadotti, Cozzella, Toscano ovviamente meritavano, tutte e tre meritavano probabilmente l'esonero. Come sempre succede, paga le colpe di tutti e
l'allenatore, non mi si venga a dire che il direttore sportivo non viene licenziato, perché pochi giorni fa è stato licenziato Alessio Sacco a Padova, Secco. Direttore sportivo, e sostituito Alessio con un altro Secco. Direttore sportivo, Alessio Secco, chiedo scusa. Quindi non mi si venga a dire che non è vero che si può licenziare anche il direttore sportivo, tutti e tre hanno, chi per un lato, chi per l'altro, probabilmente hanno avuto delle responsabilità. Certo è che la mancanza di stile, la mancanza di rispetto per la gente di questa società sta diventando proverbiale, basti pensare non soltanto al licenziamento avvenuto il 31 di gennaio, che ci può stare, perché nel calcio di dicembre, perché nel calcio, insomma, sono cose che non ci devono scandalizzare, ma convocare una conferenza stampa a 200 km da Terni mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora, una mancanza di correttezza, mi si perdoni, anche una mancanza di educazione. A meno che il signor Zadotti non stacchi un assegno di 200 euro per ognuno dei giornalisti che parteciperà a questa trasferta, perché è evidente che, insomma, lo sberleffo, l'ennesimo sberleffo, dopo quello delle magliette, dopo le tante dichiarazioni di Zadotti, insomma, contro la gente, contro il pubblico, contro i Ternani, contro la Ternitudine e via discorrendo, questa è la classica goccia che fa traboccare il vaso, e mi fa pensare che sicuramente la società Ternana Calcio, oggi come oggi, strutturata come non è attrezzata per un campionato professionistico. Per chi non lo sapesse, la conferenza stampa a cui fa riferimento Massimo è a Fiuggi, è per la presentazione di Attilio De Serra, nuovo allenatore della Ternana. Ora qualcuno dice, beh, ma d'altronde se stavano in ritiro da oggi, infatti voglio arrivare lì, se stavano in ritiro da oggi, perché dovevano interrompere il ritiro per fare la conferenza stampa a Terni? Perché giustamente, come diceva Gigi, si poteva fare in mattinata prima della partenza per il ritiro. Ma faremo in teleconferenza. Che ritiro a Terni? Cioè io mi metto nei panni, io non ci vado, ma mi metto nei panni dei colleghi che si dovranno fare 400, chi avrà la voglia, qualcuno ci sarà sicuramente, no, io ragazzi, 400 chilometri per andare a sentire, insomma. Dipendesse da me, quella conferenza stampa sarebbe deserta, assolutamente deserta, mancanza di stile, dei presupposti per poter partecipare. Se la fanno in società, e ormai mi sembra che se la cantino e se la suonino, e allora se la si stanno riverificando, si facciano la conferenza stampa da soli, esatto. Si facciano le domande, si diano le risposte e poi passino quella che secondo loro mi sembra essere l'andazzo che vogliono, che vorrebbero, le veline. Bah, mi dispiace di passino le veline alla stampa. Mi dispiace le veline alla stampa, i comunicati. Mi dispiace di constatare, in ultima analisi, sempre secondo me, il mio modesto e assolutamente inattendibile parere, un modus operandi che ricorda molto quello dei fratelli Montemari. Mi sembra che si sta riverificando ancora una volta, sì, fatto in modo quella diverso, tragedia, che poi è finita, come tutti sappiamo, grattate, vi toccate ferro, dite sì, che sì. Porto iella, ma la strada no, è quella. No, la strada è quella. Assolutamente, è vero. Io ho i brividi, è un periodo con le notizie che mi arrivano di vario tipo. Anche a livello extracalcistico, che sto verificando e delle quali poi tra qualche settimana forse darò conto. Mi fanno venire qualche brivido sulla pelle, brividi, sì. Solo brividi. Io dico una cosa, secondo me, visto che la conferenza stampa è di presentazione del nuovo allenatore, non è che serva tutta la squadra, infatti, potevano tranquillamente farla anche il 4, il 5, qui a Terni. Infatti, poi quello dico. Ma prendiamo atto che questo a è... A parte il fatto che, voglio dire... È una presentazione, per modo di dire, perché mi sembra che la maggior parte dei giornalisti della carta stampata abbia già largamente intervistato De Serra, facendogli spiegare le intenzioni, il modulo, vabbè, eccetera. Però la conferenza stampa comunque in generale si fa. Due domande, chi mi vuole rispondere mi risponde. Primo, tu Gigi dicevi, no, che adesso finalmente è andato via Toscano, i giocatori miracolosamente... No, io questo non l'ho detto, sento dire. No, io allora ti faccio gli scenari che mi sono messo in testa io, secondo me sono tre possibili. Uno, finalmente vedremo i giocatori rendere... no, abbiamo il mister Toscano al telefono. Mister, buonasera. Buonasera. Un saluto buon anno, da tutti, mister. Buonasera. Salve, alla buonasera. Fine l'avete convinto, Ma sì, beh, noi ci tenevamo a farle un saluto di persona perché... Boh, non so se segue assiduamente la nostra trasmissione, però insomma qui sa che siamo abbastanza pro Toscano, no? È evidente, però come promesso non le facciamo domande scomode, visto che chiaramente ancora... No, assolutamente, anche perché la mia intenzione era quella di sparire completamente dalla... Lo sappiamo. Infatti
la ringraziamo per questo intervento. No, ma ho deciso di rispondere perché mi sembrava doveroso, dopo tante attestati di stima e di affetto che ho ricevuto, incredibile, più di quanto me l'aspettassi e più di quanto ne ho ricevuti quando magari le cose andavano bene e si vincevano i campionati. Mi sembrava doveroso rispondere alla vostra telefonata, perché sparire credo che non sarebbe stata la cosa più giusta, soprattutto per il rispetto delle persone che mi hanno dimostrato questo grande affetto in questo momento, perché poi l'affetto vero si vede non quando si vince, perché tante persone ti pacche sulle spalle, bravo, grazie, quando si vince, ma nei momenti difficili ricevere questi attestati di stima e di affetto a me mi hanno riempito di orgoglio, e per questo sono voluto intervenire per ringraziare tutti quanti per i momenti belli e meno belli che abbiamo condiviso insieme, e ringraziare le persone che mi hanno permesso di vivere 2 anni e mezzo splendidi e di aver conosciuto delle persone sia dal punto di vista professionale ed extra professionale, gente anche che non segue la Ternana, che è un cittadino ternano normale, mi ha aperto le porte di casa sua come se fossi a casa in Calabria, e ringrazio tutte queste persone che mi hanno dato questa possibilità di vivere questa esperienza bellissima. Io volevo fare una considerazione che non è una domanda. Mimmo, buonasera intanto, sono Livia. Buonasera. Volevo fare una considerazione. Diceva Mimmo, con il suo stile, perché ci ha abituato anche in questi ultimi mesi ad apprezzare il suo stile, anche magari dietro qualche provocazione a non rispondere mai, e questo chiaramente da molte persone è stato apprezzato. Però quando diceva avrei voluto sparire proprio per evitare qualunque tipo di polemica, per mettermi in disparte, eccetera. Però volevo dire a Mimmo Toscano polemica, volevo sparire perché siccome sono rispettoso del lavoro degli altri. Certo, per fare un grosso bocca al lupo. Ecco. Al mio successore e augurargli un pochettino di fortuna in più di quella che ci ho avuto io nel giro d'andata. No, io volevo dire soltanto che comunque Mimmo Toscano dagli annali della Ternana non sparirà mai, perché dopo un periodo terribile di 7 anni, ed era questa la considerazione che volevo fare, è riuscito a riportare la Ternana in Serie B dopo tanti patimenti. No, ma è riuscito a riportare 11.000 spettatori. E intanto entusiasmo, il pubblico. E anche, diciamocelo, l'anno della promozione insperata a riportare anche il bel gioco a Liberati. Quindi per questo io credo, lo dico io, ma credo a nome di tutta la città, un grazie veramente a Mimmo Toscano. Beh, volevo aggiungere un'altra cosa, mister, sembra una considerazione mia, sono Manini, ciao. Ciao. Ti volevo dire, diceva prima Enrico, perché noi siamo stati sempre dalla tua parte, vorrei ben dire che qualcuno non sia stato dalla parte di Toscano. Cioè uno che arriva, sei in G2, fa la campagna acquisti per la C2, poi dopo ti trovi in G1, chiamiamola così. Vinci il campionato giocando, come ci ricordiamo tutti, contro gli arbitri, perché poi dopo lì all'epoca qualcuno negò, ma in realtà ci furono 2 o 3 partite nelle quali giocammo insomma in modo un po', vabbè, lasciamo stare, e abbiamo comunque vinto contro una corazzata come il Taranto, giocando bene, riportando gente allo stadio. Poi l'anno scorso ti salvi, arrivi nono con una squadra che insomma sulla carta era attrezzata solo per la salvezza, vorrebbe dire che qualcuno non era dalla parte dei toscani. No, perché c'è qualcuno a Terni che no, non lo so, mi pare normale dire che siamo dalla parte di Toscana. Poi le sono, insomma, su questo potremmo discutere anche 3 mesi, ma che tutti gli addetti ai lavori e i tifosi della Ternana siano dalla parte di Toscana, penso non ci siano dubbi. Ma essere riuscito a saldare la tifoseria con la squadra è una cosa quasi incredibile. Con quello che era successo. Quasi incredibile. Comunque Mimmo, Massimo Vinciarelli, ciao, buonasera. Soltanto per dirti una cosa, 108 panchine in rossoverde, sei nella storia del calcio rossoverde, sei secondo, non sei primo, perdonaci, ma noi più vecchi amiamo perdutamente Corrado Viciani, che ci ha fatto, conoscere la Serie A, ma tu sei secondo, sicuramente sei secondo, guarda. Questo ti può far star tranquillo e soprattutto convinto di aver lavorato bene. Dimmi. Già essere secondo è un privilegio per me, certo. Dopo Viciani. Bene.
Va bene, un in bocca al lupo, mister. Quello crepi si... il lupo. Senz'altro, perché... Grazie di vero cuore a tutti. Ma grazie a te per quello che ci hai regalato, Mimmo. Grazie, grazie. 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 Grazie, a ciao. Presto, aggiungo io. A presto, chissà. Sì, a presto. Lasciacelo dire a noi, Mimmo. A no, presto. No, 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 al telefono. Al telefono. Hai visto mai? Al telefono. A presto. Al telefono. A presto. Oh, al telefono. Avrei piacere di risentirlo al telefono. Credo che al Mimmo telefono. Toscano ha lasciato... Commossa, sì, sì, ha lasciato comunque... a c'è Terni ancora? Un pezzo, non lo so, c'è ancora? No. C'è ha lasciato credo a okay. Terni comunque un pezzo di cuore, perché non ci dimentichiamo che dopo la promozione in Serie B comunque Mimmo Toscano era stato cercato anche da club di A e ha fatto, lui stesso l'ha detto più volte, una scelta di se cuore. Se andava come Mourinho, se ne fosse andato come se Mourinho. Se c'aveva un po' di pelo sullo stomaco forse sarebbe... E comunque ha fatto una scelta di cuore e per questo credo, indipendentemente comunque, dai risultati di quest'anno, va veramente... No, volevi dire a Massimo che prima mi diceva dobbiamo fargli più domande. Io gli avrei fatto tante se domande. Tu hai capito perché non ci potevano fare, perché non avrebbe parlato... No, nel senso è ancora io faccio... sotto contratto, allora, ricordiamocelo. Parliamoci chiari. Io stimo Del Serre, una persona ecco, assolutamente bocca al lupo, capace, da parte di tutti, chiaro. Seria, educata, corretta, si presenta bene. È una... Ma è anche è capace. Capace, ha portato comunque il Novara dalla prima divisione in Serie A, disputando un campionato onorevole. Io da interista poi ce l'ho con lui perché sei punti, mi ha rubato quell'anno con il Novara. È una persona sicuramente capace e che va appoggiata, stimata, spinta, aiutata in tutte le maniere possibili immaginabili. Certo è che comunque certo è non dico una foto meglio non ce l'avevamo così, ma è lui? No, certo è che gli si presenta un lavoretto niente male complicato niente male, diciamo che ha un'eredità un'eredità complicata, però gli facciamo un in bocca al lupo di cuore sentito. Va bene, adesso il momento del politically correct basta, per favore, sì, non so se avete capito che ha parlato con noi e basta. Ecco, ha parlato solo con noi? Che bello, ci fa piacere questo. Ci sarà un motivo, che vedevo dire. Ci fa piacere allora, che ha parlato solo con noi. Però qualcuno si aspettava qualcos'altro da noi stasera. Sì, no, però io anche... No, ribadiscilo. Lo diremo noi senza dirlo. Toscano è sotto contratto con la Ternana. Potrebbe... Non può dire niente, perché qualunque cosa che dice può essere usata contro lui. Ma non solo, ma poi anche per... Scusa, ma al di là anche una correttezza, perché se tu metti d'accordo con una telefonata, parlo solo se... Perché voglio fare un saluto, punto. Dopo un attimo mi metto a fare domande. No, ma anche lui... È la stessa cortesia che abbiamo riservato a Zadotti quando intervenne... No, ma anche per deontologia professionale sua, secondo me, parlare di una squadra che ancora... Insomma, secondo me sarebbe una scorrettezza adesso, infatti, poi dopo no. Più avanti si vedrà. Allora, infatti, Gigi, basta. Diceva, io mi sarei messo da una parte proprio per non inficiare il lavoro degli altri. Se adesso non mi fate parlare, qualche ammazzo, cosina concreta, appena me la fai dire subito. Illuminaci. No, io non ti illumino, io leggo che Miglietta e Letteri sono sul piede di partenza, quando anche è inevitabile. Cacure non è a questo punto, perché almeno fatta fuori completamente tutta la vecchia guardia, poi salta fuori sta storia di Rispoli che però potrebbe andare in Serie A. E allora Cacuro invece rimane? Prego? Serie A dove? Perché in Serie A? No, con quale squadra? Il Pescara, scusa, il Pescara. Poi ci va uguale comunque, via, d'accordo. Dopo, questo è il mercato, ne parliamo dopo. Io sono dice che la Ternana va per le off, sicuro adesso. Allora, stai calmo, fammi... Basta! Allora, dicevo, gli scenari che io mi sono un po' immaginato nella mia mente. Primo, che è quello che magari fosse, no? Dice adesso è eliminato il problema, se il problema era Toscano, i giocatori miracolosamente cominceranno a giocare come meglio sanno, da qui alla finale di campionato inaugureranno una serie di risultati che magari, oltre ad una salvezza tranquilla, che è quello che io auspico in questo momento e mi accontenterei, visto come si è messa la questione, potrebbe portare addirittura ai playoff. Due, retrocediamo a passo di fanfara. Vabbè, proprio. Questo non lo diciamo neanche. No, gli scenari sono questi. Perché il terzo, dai, passa a terzo. Che non conosco personalmente, per cui mi fido di quello che dite voi. Se guardo il curriculum calcistico, a parte i due anni di Novara, ha inanellato una serie di esoneri non male. Otto. Ecco, il terzo scenario è che fra un mese, massimo un mese torna e mezzo, Toscano. Torna a Toscano. Vabbè, questi sono tre scenari. Il quarto è che ci salviamo con De Serre. Continuando nel rendimento del giorno d'andata, perché questo potrebbe essere, magari migliorando di un po'. Il giro d'andata, secondo me lo scenario più probabile invece è che questa squadra non è così scarsa, scusa se posso dirlo, visto che me lo io ho finito. Dicevo, lo scenario più probabile, e non il più suggestivo, ma è che questa squadra migliorerà un pochino di rendimento perché non è quella del giro d'andata, perché qualche giocatore probabilmente renderà di più per tanti motivi,
Qualcuno ha già giocato con Ma comunque, quello che penso io è che comunque non è una squadra da vincere il campionato. Ah, quindi ce lo teniamo Ferronetti. Scusa, fammi finire Massimo. Mi pare di aver capito, così ho intercettato che ci teniamo Ferronetti perché è amico di Tesserra. Zitto un attimo, fa finire Gigi. Allora questo sì, vabbè, poi ne parliamo. Marrendo. Allora, dicevo, che siete bevuti durante le feste, ok? Calma. Il fatto fondamentale è che la squadra è sicuramente migliore dei 22 punti, ma non è neanche una squadra che rimonta 10 punti a 12 squadre, secondo me. Tanto più, siccome io dubito e ho paura, mo giocheranno Venanti e Falletti titolare. Oddio mio! Sei convinto? Perché adesso, perché sembra che Venanti e Falletti che non giocavano. C'era un forte interessamento della Narnese per Venanti e Falletti. In prestito, sì. Fuori, però in prestito gratuito. Qualcuno ha detto anche prestito che, gratuito. Qualcuno ha detto anche che sarà ceduto Antenucci per fare qualche siete spazio. Siete convinti, lo dico a tutti, siete convinti. Quello sarebbe grave. Che al di là di una squadra, quindi perché di una serie scusa, di giochi. Scusa, poi finisco il ripiegamento del treno. Perché Falletti gioca trequartista, siccome Tessera gioca trequartista, non sarà che il trequartista sarà Falletti. Tempo, c'è Marco Rigoni che se non torna a Terni, Marco... Ho capito, ma c'ha 34 anni. No, la classe non è Falletti. La classe, guarda Toni, che c'è una 37, guarda. Vi ricordo che da gennaio a giugno l'aria ne tira tanta a Terni, da gennaio a giugno sono i mesi più ventosi, quindi Falletti che ha giocato male fino adesso giocherà peggio. Perché ogni refolo di vento casca questo, quindi se tira la tramontana a marzo non gioca mai. Beh, vedo che siamo entrati sul piano tecnico, mi piace la trasmissione. Siete convinti? Io non sono d'accordo, però ma tu lo sappiamo, Pietro, non lo so, te lo sei adottato sul buono ragazzino. Dice uno gli dà una spallata, l'ha citato per tentato omicidio. Che al di là che mi sento. Che al di là di giocatori è un buon allenatore, debba assolutamente esserci una società ci siamo dietro, detti tante volte, aspetta, perché qui guardando indietro non è, siamo un po' migliorati, ma la linea è sempre quella. Un tempo c'era un ragioniere con una cernia laureata, adesso c'è un commercialista con mitile. Un commercialista con un crostaceo. No, lui l'ha detto, no? No, io l'ho detto. Ma io allora, l'avrei spiegato perché sennò sembrava, sembrava un'offesa. Ma veramente Enrico, che è un uomo di cultura, ha detto bene, mitile. Crostaceo. Ma è una cosa migliorata la situazione. Non è un crostaceo. No, non lo so. È un mitile. No, io... Un parallelismo, ce lo vedo sempre in questa società. Lasciami spendere un attimo. Un animale di acqua. Lasciami spendere una parola per... Quel genere ittico, ecco, che a suo tempo conosceva, per esempio, l'ostrica è un mitile. Il genere ittico, se non altro, il genere ittico conosceva e conosce il calcio. No. Se non altro. Hai ragione. Se non altro. No, hai ragione, su questo devo darti ragione. Questa me la so persa. Perché aveva cattive frequentazioni. C'aveva cattive frequentazioni. Vabbè, comunque, detto questo. Il milite. Allora, parliamo del mercato, Henry, visto che ci interessa. No, tu che volevi dire? Che si farà? Che ancora non si riuscirà a parlare. Si è capito bene. Tutto quello che voleva dire. Beh, io vi siete capiti io. Voi. Allora, previsioni sul mercato, visto che ci siamo. Io mi sono perso. Che non c'è una che alla cernia laureata. Ancora c'è ombre ha ribadito che non gli serve il direttore generale. Ombre sulla società, ombre sul cosa vuole la società, ombre su cosa vuole fare la società, su cosa farà la società, ombre su come soprattutto la società opera nei confronti di varie persone, comprese al proprio interno, tutta una serie di anche all'esterno peraltro, vedi questa conferenza stampa e altro, insomma, io non sono tranquillo per niente. Comunque dobbiamo parlare di quello che succederà sul mercato, perché la gente vuole sapere, ecco, non va aspettare. Lo faremo appena dopo la pubblicità. Siamo tornati in studio mentre fuori ora. Dicendo semplicemente che Fiuggi sta a casa del diavolo, perché 280 km e l'ultimo pezzo sta in salita un bel po', insomma. No, però insomma, Massimo, ci stanno le terme. Massimo, tu terme. Infatti te ci vedo bene a Fiuggi. Ma io quasi potrei anche andare. È quasi ora, eh. Voi, allora facciamo una cosa. Andava a passare facciamo la conferenza. Facciamo una conferenza stampa. Io sono del Ser, fammi una domanda. Come si trovi? Mister, è contento di essere in una Terni? Ah, ma sono contentissimo. Sono contentissimo. Io attendevo da tempo questa la possibilità di poter andare in una piazza così importante. Io
addirittura amo la maglia. Senta, conosce, i giocatori li conosce tutti, sì, la squadra è... Me l'hanno presentato. Sarà un mese e mezzo, si starà studiando. E io ringrazio moltissimo il presidente, ecco, ringrazio moltissimo il padron, ringrazio moltissimo il dottor Pozzella per avermi dato questa opportunità. E sono sicuro e i tifosi devono essere certi. No, se poi stai doppiando, dai, i tifosi devono essere certi che darò tutto per questa società e per raggiungere la domanda stavolta è: ma quanto tempo era stato contattato? Ero stato contattato già da 2 mesi ed oltre, poi per un certo periodo non si è più fatto sentire nessuno, ma ero certo che prima o poi, dai, ferma restando, dai, vabbè, dai, il okay, collega, saremmo addivenuti, ad un accordo. Sono sempre cose che non si possono. Ma è ovvio. Che deve dire? Vai a Fiuggi a sentire che? Che deve dire? Vabbè, la presentazione non è che devi andare a sentire. No, andiamo a fare l'acqua. Direi esattamente quello che ha detto Enrico. Ok, Gigi, torniamo un attimo a parlare di calcio. Tesser, adesso io... Veramente, sì, mi hanno fatto male le feste. Invece di rilassarmi sto più... C'hai le gambette che fanno... Sto agitatino. Sì, anche motivi, che se ti inquadrassero le gambe, veramente... Voglio dire, no? A parte sono meglio le mie delle due, questo era facile. L'hai fermato? Dai, su. Stavo a guardare le gambe mie, dai, non saranno. Seriamente, dicevo, questa squadra già è costruita male, no? Perché è evidente, se no non stavamo messi così male in classifica. Adesso abbiamo preso un allenatore che fa un modulo diverso, diverso da quello per cui la squadra era stata originariamente costruita, perché la difesa a 4 fatta con Rispoli e Zito esterni mi viene un attimino Ma farà così, scusa se posso, comprerà qualcuno. Poi allora, dopo, come hai detto bene, fammi finire, finisci, per cortesia. C'ho una pazienza, no, oggi, ma adesso entro un attimo di guastume, come si suol dire. Poi fa il centrocampo a 3 con il trequartista e i 2 attaccanti. Allora, tu hai già, come dire, sventolato lo spettro di vedere titolari fissi e inamovibili, chissà perché, Falletti e Avenatti, no? Ma poi Falletti farà, a quel punto fa il trequartista, no? Avenatti fa la prima punta, Andenucci gli girerà intorno, suppongo. Poi, sto mediano lo compreremo prima o poi? Ecco, allora, congedimi due minuti senza entrare, perché sennò dopo... Allora, cerco di essere velocissimo. Allora, innanzitutto il suo modulo preferito, lo sappiamo tutti, è 4-3-1-2. Però, magari viene a Terni con la squadra che c'ha, soprattutto se non ci saranno grossi stravolgimenti di mercato, potrebbe schierare il 3-4-1-2. Tipo, gioca con 3 difensori, 4 centrocampisti, un trequartista e 2 punte, che potrebbe in un certo senso rientrare un po' nel suo modo di giocare, perché comunque il trequartista lo fai giocare, però avendo Zito e Falletti, magari te li fa, Zito e Rispoli, magari te li fa giocare esterni di centrocampo e gioca con la difesa 3. Ma Rispoli ce l'abbiamo? Che ci può stare, questo è da vedere. Del mercato ne parliamo alla fine. Per quanto riguarda Tesser, però, io dicevo, questa potrebbe essere un'idea, perché se invece decidi di giocare con il 4 dietro, 3 a centrocampo, un trequartista e 2 attaccanti, bisogna cambiare tantissimo. Perché i 2 esterni di difesa in realtà, forse Zito, ma Rispoli è da vedere, e poi magari ci mette Lauro. No, magari ci mette Lauro a sinistra, però a destra non ce l'ha. E poi il trequartista, adesso tu dicevi Falletti, il mio era un paradosso. Falletti, il trequartista, non può giocare perché ha alcune caratteristiche, tipo la fantasia. Però per esempio non si è mai rivelato un grande assist man. Ma perché tu dici che non può giocare trequartista? Io ti dico proprio un po' giocare in Serie B, secondo questo me. Questo è un altro discorso. Forse lo penso anch'io. Sono un po' più però estremo. Però comunque dicevo, come giocatore è bravo, è vivace, è fantasioso, ma gli manca anche l'assist. Se agita, Gli manca l'assist. Avete visto voi un assist, una palla filtrata? Insomma, la Totti. Non esiste il giocatore che faccia questa cosa. Ma magari lo prenderemo, dico. Ma non sarà Falletti. Però la paura mia è che ci si vuole far giocare Falletti. Ma perché? Ma non scherziamo. Allora, se arriva Rigoni, il trequartista che piace tanto a Tesser, benché quello non è più giovanissimo, bisogna cedere. Cioè, a quel punto non è che ti puoi tenere Cedi Falletti tutti i trequartisti. Ma guarda, devi cedere probabilmente Falletti lo trovo difficile, perché insomma ci saranno degli scambi, andranno via 4-5 giocatori in prestito, andranno via 4-5 giocatori che sono i reduci la vecchia guardia dalla stagione gloriosa che sembra un torto diventare. Miglietti al Frosinone, ma quelli sono, c'hanno la lettera scarlatta allora, Miglietta, invece che la A c'hanno la B, però Carcuro,
Litteri stesso. Litteri. Litteri che è entrato con la regina e ha fatto più della sua parte. Adesso noi l'abbiamo anche criticato tante volte. Vero. Ma Litteri, se avesse giocato tutte le partite che ha giocato Venanti, quanti gol avrebbe fatto fino adesso? Ma non lo magari so. Non 15, ma 3 o 4 non l'avrebbe fatto. Ma, lì, ma no. Come no? Secondo quando l'anno scorso siamo 8 reti, eh? E quanti rigori ha tirato? Ma, cioè non è un grandissimo attaccante, no? Beh. Ma se paghi 4 milioni Litteri, tu lo compri per 17 generazioni. Quindi, voglio dire, certo, rispetto all'investimento a Venanti, Litteri è un signor attaccante. Perché l'hai pagato pochissimo? Perché comunque faceva parte del magico campionato. Perché ha segnato a Taranto. Ce lo quella scordiamo. Partita. Ma io non mi quella partita però lì. Questa partita presa contro Venanti, contro vabbè, Falletti, a voi ah, non no? piace. No, io non me la prenderei. Secondo me è uno dei motivi per i quali è saltato Toscano. Quindi è una partita presa. Se posso. E poi secondo me deve giocare a calcio chi merita. Nel senso che se posso, volevo dire. Sono stati quello pagati, sicuramente sì, però. Volevo dire definitivamente la mia sulla questione Sonero, perché non mi sono reso conto di non aver chiosato tutte le vostre, chiosa. Le vostre argomentazioni iniziali. Io dico una cosa, che quando si viene a creare questa situazione come quella che si è venuta a creare la Ternana Calcio, si cerca, le strade sono due, o si dice che la squadra è stata costruita male, la campagna acquisti è stata fatta male, carente in alcuni ruoli, sbagliata in altri, eccetera, eccetera, e si manda via il direttore sportivo. O comunque si conferma assolutamente l'allenatore. E si manda via il direttore sportivo. Oppure si dice no, la squadra è fortissima, sta giocando male perché è colpa dell'allenatore. E si manda via l'allenatore. È stata scelta la situazione, la soluzione più facile probabilmente, anche perché però se io devo fare una classifica di chi capisce di calcio tra Zadotti, Cozzella e Toscano, è stato mandato via quello che capisce più di tutti, dal mio punto di vista personalissimo. Ma penso dal punto di vista di Parigi. Perché poi Zadotti, io, per carità, è l'uomo dei conti, no? Da quello... Ti ricordi, l'abbiamo conosciuto, era una persona molto conosciuta. Abbiamo conosciuto una persona per bene, tutto sommato, ha fatto un'ottima impressione. Sta cambiando atteggiamento. Qualche cosa, sì, qualche cambiamento l'ho visto, però non mi permetto di dire niente perché non ci parlo faccia a faccia da tempo. Però ritengo che il suo compito sia principalmente quello di far tornare i conti, no? Per cui nell'argomento calcio entrerà marginalmente. Poi può si fare... fida di Cozzella. Può, ecco. Se un errore gli devo imputare è quello di fidarsi troppo del suo direttore sportivo e di assolutamente non volere un direttore generale che invece servirebbe come il pane in questa società, e continuare a dire qual è secondo me il responsabile principale di questo andamento del campionato è inutile, che abbiamo detto da mesi ormai. Forse ecco, per questo motivo volevo chiarire questa situazione, perché se no dice perché voi fate delle telefonate, siete pro questo contro quell'altro. Io lo dico perché, dico molto chiaramente, perché quell'altro mi ha dimostrato, vincendo un campionato, facendo un ottimo campionato l'anno scorso, il debutto in Serie B. E in quali condizioni? E in quali condizioni di essere un ottimo tecnico. L'altro, sono tre stagioni che stiamo aspettando questo centravanti, abbiamo preso Antenucci che è un buon attaccante ma non è un centravanti. Avendo operato nelle migliori invece condizioni. Avendo operato nelle migliori condizioni. Ma comunque Antenucci tu pensi che resta sicuro? Ecco, io non sono sicuro perché la Ternana, peraltro sto pensando un'altra cosa, no? Noi abbiamo detto anche l'altra puntata, due puntate fa, e va ribadito, che alcuni giocatori di questa campagna acquisti non possono essere tutti accollati a Cozzella, perché è anche sbagliato, no? Perché alcuni errori di mercato non l'ha fatti Cozzella. Sappiamo che la Ternana si è affidata... Sospettiamo. Vabbè, abbiamo sentito queste voci, ecco, mettiamola così, che ci sia stato l'intervento anche di consulenti esterni, va bene? Allora, da quello che mi risulta, Antenucci, se fa 15 gol, noi dobbiamo riscattarlo, giusto? C'è l'obbligo del riscatto. C'è l'obbligo del riscatto. Siamo sicuri che la Ternana vuole riscattare Antenucci? Con lo stipendio che c'ha da Serie A del Catania? Ah, gli danno una martellata sul ginocchio. È ormai trentenne. A 14 gol. No, dico, ma è così. Vabbè, questo... Io la metto là, perché siccome ormai di quello che fanno via le altre non mi stupisce più niente. Io ho detto questo io. A parte che qualche voce si sente, poi dopo più o meno attendibile. Proprio perché deve giocare di Dolare a Venanti. Dico, potrebbe dover giocare a Venanti. E c'è Avolo che già c'ha il contratto con noi. Sai com'è? Io... Che può essere? Io sto mettendo sul piatto delle carte, delle notizie che uno raccoglie. Che c'è questa clausola, lo sappiamo, è un dato di fatto o no? Dato di fatto no. Però. Non l'hai vista, dico, però così no, si sa. Si dice. Vabbè, a meno che non, veramente non esce di tutto di più, che ha sparato più grosso. Queste clausole qui.
Vabbè, no, questo ci sono. Voglia. Vabbè, ma dopo ti metti d'accordo anche con lo stipendio, non è quello il problema. Ho letto da qualche parte che ormai è dato per scontato il prossimo rientro di Sciacca, Alfa Game e Finango di Andà. L'ho letto su qualche giornale. No, di Andà adesso non diciamo. Scusa Massimo. Allora, volevo parlare di questa cosa, posso? Hai finito? No, beh, l'ho letto. Scusa Massimo, l'ho letto. A proposito delle mosse di mercato, scusa, fatemi fare un insomma, non mi risponde nessuno? Non è così. Su Sciacca e Alfa Game, almeno? Se mi fa rispondere, te lo dico. Allora, di Andà si vedrà. Alfa Game è pronto, quasi pronto, perché la sua operazione non era neanche delle più complicate, e poi è un ragazzo che atleticamente sta molto bene. Per quanto riguarda Sciacca, perché tutti vogliamo... Ma vogliamo parlare dell'affare Sciacca? Allora, abbiamo parlato tante volte. Ve lo riassumo. Un giocatore in prestito, preso, che non stava già eccezionalmente. Si è operato a Terni. Non capisco perché io devo far operare uno che è in prestito. Io quando vedo che si deve operare, il 30 agosto lo rimando a casa. Adesso si opera. Forse rientrerà a fine febbraio, ma il giocatore è tutto da verificare. L'anno scorso abbiamo messo fuori Pisacane, che a fine gennaio era disponibile. Adesso non ho capito, metteremo in lista uno che a fine febbraio... Quindi forse rischiamo, senti che tu già arrivi, senti che rischiamo di non prendere il mediano, Henry, perché aspettiamo Sciacca. Questo una fregnaccia del genere, mia nonna, ecco, ma non l'avrebbe fatto. Allora, sentite questa quanto è bella. Abbiamo preso un giocatore in prestito, non ha giocato mai, non so sullo stipendio chi lo paga. Chi lo paga? L'assicurazione, spero, che la tenga, spero che no, perché insomma sarebbe clamoroso, o lo pagherà a Catania. Forse a febbraio è disponibile, forse gioca, forse sta in lista e forse comunque resta tesserato con la Ternana. Ma questa cooperazione è? Allora, il 30 agosto, non un grande direttore sportivo, ma insomma una situazione normale, io penso che se mi riunisco con 3-4 amici siamo tutti d'accordo. Ma una risoluzione contrattuale? No, no, non serve, si riunisce al Catania e si prende un mediano. Non serve perché non è tuo. Ah, tu ce l'hai già Grimi, no, però la risoluzione contrattuale la devi fare comunque, perché tu il contratto col giocatore ce l'hai, quindi... No, in questo caso, essendo un prestito, si restituisce il giocatore al prestito. Non lo prendi tu, perché ancora il mercato era aperto. La risoluzione la fai se il giocatore è tuo, ma sarebbe stata una scorrettezza invece. In quel caso, perché il giocatore è infortunato, fare risoluzione non è neanche corretto. Non è, insomma, il massimo. In quel caso, il 29 agosto... No, quando è finito il mercato? Il 2 settembre. Il 1 settembre lo restituisci con amici come prima al Catania e prendi un mediano. Poi dopo, non contenti di questo, che succede? Dice, beh, guarda, il 1 gennaio è pronto, allora va bene, ci teniamo Sciacca, perché il 1 gennaio è pronto. Invece no, Sciacca forse sarà disponibile, forse buono, perché lui sta fermo da 2 anni, bisogna vedere come sta, a fine febbraio. Quindi adesso non vorrei, lo dico prima perché tanto succede, come al solito fra 4-5 amici che poi quegli altri manco si occupano di calcio, già mi hanno detto ma come va a finire, vi dico che forse a fine febbraio sarà disponibile, che succederà? Uno, che la Catania se lo tiene, due, che lo mette in lista, tre, che non prende il mediano. Beh, non arriviamo a questo, però, no, perché sennò veramente... Qualcuno ci dovrebbe spiegare veramente come escono le voci di un recupero così imminente, perché... No, effettivamente... Per fine febbraio clinicamente è guarito. Sì, clinicamente è un conto, sì. Però noi sappiamo che qui si è trattato di una revisione di un'operazione a legamento crociato. Ma che ce l'abbiamo a fare noi? Quindi evidentemente se è già un anno e mezzo che il giocatore non va in campo, non ha il ritmo partita, è ben difficile pensare, ipotizzare un recupero così prodigioso dell'aspetto atletico, fisico-atletico del giocatore. Cioè, il rischio è che se adesso escono voci di un recupero così imminente, non prendiamo il mediano. Quindi bisogna un attimo valutare attentamente questo ci pensa tipo Falletti di trequartista, no? Vabbè. E ci fai con il mediano? Di voci. Io vorrei riagganciarmi un attimino al discorso. Se mi rendessi conto del paradosso. Sì, vorrei riagganciarmi un attimino al discorso che stavate facendo. Tanto io abbia letto che appunto sia Alfa Game che soprattutto Sciacca sono pronti per essere riutilizzati la di Andà, ovviamente ce l'ho messo come in sovrannumero, perché è evidente che di Andà sarà un po' difficile. Sta un po' meglio per il momento. No, ma io ho letto anche, se mi consentite, ma io delle dichiarazioni rese da Cozzella su un quotidiano in base alle quali è sempre filato d'amore e d'accordo con l'allenatore, sono sempre stati sulla stessa lunghezza d'onda per gli acquisti. L'ho letto sul giornale, per davvero. Sì, è vero. Tanto è vero che la notte successiva che ho letto questo articolo che mi ha lasciato, ho avuto un incubo. E l'incubo lo racconto così velocemente, ma ve lo giuro, ho avuto un incubo. No, io ho visto una stanza non meglio identificata con tante poltrone e un tavolo rotondo grande al centro.
due persone che si accapigliavano e una persona che, anche di una certa età questa persona, che cercava di scavarli, come si dice dalle parti dei termini, e è finito Ruzzoloni per terra lui. Un incubo bruttissimo ci ha avuto, però è stato provocato da quelle dichiarazioni di Cozzella che diceva che con Toscano tutto quanto ecco era andato d'accordo. Sono scherzatissimo perché un incubo del... Hai dormito poco, se stanotte o qualche notte fa. Qualche, appena letto l'articolo che Cozzella diceva... No, 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 l'articolo... Sì, l'articolo, no, l'articolo era successivo. L'articolo è di ieri o l'altro ieri. Dice che Cozzella infatti abbia pianto. Io la prossima trasmissione porterò le lacrime di Cozzella. Sì, lacrime di Cozzella. Per l'allontanamento di Toscano. So che c'è una boccetta, lui faceva così con gli antichi romani, raccoglieva le lacrime. No, si dice che abbia tentato di dissuadere il padron e il presidente tutta la notte prima dell'esonero. Sì. Eh? Si dice. Sì, sì, certo. Gli ha anche detto: guarda, Zadotti, se tu cacci via Toscano, mi butto per terra e mi sporco tutto. Ecco, sì, detto, sì, ecco, sì, ecco, sì. Ecco, ecco, stiamo degenerando. No, no, però. No, no, che degenerazione. Ma in genere, scusate, no. 2014 che sarà lungo, Enrico, quando un direttore sportivo e un allenatore veramente sono in perfetta sintonia e costruiscono la squadra in binomio. No, non scappano fuori fra le tenate da nulla. Dai, non dimmo cavolate. Aspetta, è chiaro che la mia è un'ipotesi. Quando due persone, allenatore e direttore sportivo, fanno in sintonia la squadra e c'è un esonero, probabilmente quando c'è veramente questo afflato, il direttore sportivo dice: beh, se se ne va l'allenatore, me ne vado anch'io. Famoso mitile di cui prima si parlava, sappiamo quando si radichi invece, no? No, ma io avevo normalmente il sospetto agli scogli, in questo caso alle poltrone. Avevo il sospetto da quando ho visto Toscano che si cominciava a toccare parecchi capelli. Allora ho detto qui c'è gatta, che non, gatta no, dopo le belle dichiarazioni del direttore sportivo, dopo il bel pareggio, che in effetti è un buon pareggio, quello di Cesena. Lì si è capito che andavano d'amore d'accordo. Come no? Senti, Gigi, qualche indiscrezione di mercato invece è un po' più interessante. Io ti stavo dicendo allora proprio questo, perché tanto la gente questo minuti. Vuole. Allora, detto quel discorso che speriamo avevamo capito. Che Tessera avanti. Giochi a tre, perché sennò bisogna comprare 5-6 giocatori. Se invece gioca a tre, come ti dicevo, che farà? Allora, uno, tiene Falletti trequartista. Due, anche lui si accorge che non può fare il trequartista, e ne prende uno. In quel caso il favorito, come dice Livia, potrebbe essere Rigori, che è in partenza al Novara. Lui c'ha tanta fiducia, come talento non si discute, è un buon avanti con gli anni, ma secondo me Rigori a Terni potrebbe ancora far bene. Da dare molto. Per quanto riguarda tutto il resto, centrocampista, si parla del Greco, vi dico queste belle cose. Il Greco? Scusate, vi dico queste belle cose. Tutti i giocatori che in questi giorni stanno uscendo, era turco. Tutti i giocatori che stanno uscendo la Ternana, vicini alla Ternana, la Ternana non li ha chiesti, non li ha cercati, ma sono stati offerti tutti, perché la Ternana non è una sciocchezza. Fino al 15-18, che non è la guerra, ma è la data del, diciamo il 17 finisce il ritiro, il 20 torna a tenere, fino a quel giorno la Ternana non prende nessuno, perché bisognerebbe capire tante cose, qualcuna si può dire, qualcuna no, perché insomma siamo abbastanza convinti, dico la società Ternana è abbastanza convinta che in realtà, torniamo al discorso iniziale, che in realtà la rosa sia molto valida, sia in grado già solo questa squadra di recuperare 10 punti a 10-12 squadre e andare per i playoff, e che se c'è da fare qualcosa, c'è da fare qualche scambio, ma soprattutto c'è da mandare via 3-4 giocatori che giocano poco. Tipo, ma non perché questi vogliono andare via, perché non giocano. Perché non c'è più senso che il resto, tipo Bernardi, Litteri, Miglietta, forse Carcuro, forse Botta, forse Fazio. Paparusso invece gioca tantissimo. Paparusso non lo so, ma non è. Forse no, non lo so. Comunque sono 5-6. Una volta che vanno via questi 5-6, la Ternana prenderà qualche giocatore. Allora, sui giocatori che prenderà la Ternana, io non sono proprio molto fiducioso, perché secondo me, se dovesse andare via per esempio Andenucci, dovresti prendere l'attaccante almeno di pari livello. Ma secondo me la Ternana è l'unica squadra che sarebbe in grado di andare a Verona e dire: questi sono i soldi di Ardemagni, prendiamolo, ma non lo farà. Che ha rifiutato di andare a Stabia, tra l'altro, Ardemagni. Beh, ci vorrei vedere. O di andare a Verona. Ma chi ci va a Verona? Chi? A prendere Cascia. Ecco. Da un minuto. Va lì per prendere Ardemagni e gli danno... Ne parliamo la prossima volta. Comunque, un panettone alle mani. Allora, non lo dico per prudenza, lo dico perché il mercato non sarà tutto quello che vi pensate. Ecco, scusa, siamo in chiusura perché non abbiamo più tempo, però volevo chiusare dicendo che ricordatevi sempre che
Cozzella era quello che voleva Stiva prendere Goldaniga, questi giocatori qua. Bravo, hai detto tu. E sarà la stessa persona che su carta farà il mercato di gennaio, quindi non vedo cosa vogliate aspettarvi. Detto questo, ringrazio Gigi Manini, ringrazio Livia Torre, Enrico Briotti e Massimo Mingiarelli. Vi do appuntamento a martedì prossimo, perché noi non andiamo in vacanza a differenza del campionato. Avremo, parleremo con Tesser, nuovi aggiornamenti di calcio mercato, parleremo con il nuovo tecnico Tesser. Bonda vostra, se volete potete seguirci come sempre. Bocca al lupo a Tesser, bocca al lupo a Tesser, ci mancherebbe, perché prima di tutto noi tifiamo Ternana. Ciao.